dolcetto scherzetto, Trixie? Veramente? Non sarai un po' troppo grande per questo? Pff, figurati, la grande e potentissima Trixie non è mai troppo grande per dei dolcetti in più. Me l'ha detto Pinkie Pie. Dolcetto scherzetto non ha età. Allora ti va di venire a fare dolcetto scherzetto con me? Ti prego, ti prego, non ti prego, lo so, prego, io non penso, ho troppo da studiare. Ti prego, dai! Seriamente, devo finire di studiare alcune cose. Sto cercando di apprendere nuovi incantesimi e secondo me dovresti farlo anche tu. Strano che io pensi di più agli incantesimi che ai dolcetti. Di solito sei tu quella che vuole essere la grande e potentissima Trixie. Sono in pausa, ecco la verità, sono in pausa. Bene, io invece no, quindi buon divertimento, Trixie. Io ho molto da fare. Eh? Oh. Ah, idea! Dolcetto scherzetto io, mi prendi in giro, spero. Oh no, affatto! Ti ho invitato apposta perché... Non lo so, perché credo che a te piacciono i dolcetti, no? Vero che ti piacciono i dolcetti? No, io preferisco le mele. Ma se c'è qualcuna che conosco che ama i dolcetti, quella è Pinkie Pie. Quindi perché non vai da Pinkie Pie? Ottima pensata, perché non ci ho pensato prima. Grazie mille! Sì. Guarda, Trixie, mi piacerebbe tantissimo, ma credo di avermi preso un bruttissimo raffreddore. E non posso assolutamente... Non posso assolutamente venire in queste condizioni, altrimenti potrei peggiorare terribilmente. Portami qualche dolcetto, ti prego, saresti la mia salvatrice. Io odio non fare dolcetto, Ok, Pinkie Pie, ti riporterò qualcosa. Oh mio Dio, prima o poi potrebbe attaccarmi qualcosa. Andiamo via. Ah, un dolcetto scherzetto. Lo sai, ci stavo pensando. Per questo ho preparato questo meraviglioso make-up. La verità è che non so tanto se posso prendere dolci. Sai, i dolci non fanno proprio al caso mio. Quindi magari per una festa sì, ti verrei volentieri ad una festa. Guarda, mi sono anche tinta i capelli. Ma dolcetti, oh no 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 no. Nessun dolcetto, grazie, sono a posto così. Però tu divertiti e grazie per aver pensato a me. Sei stata veramente gentilissima. Alla prossima. Dove ero rimasta con quel vestito? Fluttershy, dai, è soltanto una festa. Puoi anche non venire con il costume. Basta solo che tu ci sia a fare dolcetto scherzetto con me, ti prego. Non è una festa così terribile. Ok, rimani lì, non importa, me ne vado. Mi dispiace, ma dato che è Halloween devo assolutamente andare a fare una gara molto importante con i Wonderbolts. Ci sarà lo spettacolo di Halloween, da paura infatti, e non posso assolutamente perdermelo. Rainbow Splash, muoviti, coraggio, dobbiamo assolutamente andare o faremo tardi. Sì, arrivo, ci vediamo. Sì, ciao, buono spettacolo. Uffa, sembra quasi che più nessuno voglia stare un po' con me. Accidenti, che cosa triste. Se non farò neanche dolcetto scherzetto, questa non servirà proprio più. Uffa. No, scherzavo. Oh no, è finita di sotto. Accidenti o no? Oh, che guaio, era la mia borsetta preferita. Che giornata storta, accidenti. Ciao, Trixie. Eh? Chi ha chiamato il mio nome? Sei tu lì giù? Sì, sono proprio io. Mi chiamo Pinkie Wise, il clown ballerino. Per caso hai perso qualcosa? Tipo una borsetta arancione molto carina con dentro tantissimi dolci? Scusa, intendevo dire giusto? Sì, è proprio la mia borsetta. Sì, l'hai descritta alla perfezione. Potresti ridarmela, per favore? Deve essere caduta lì da qualche parte, non la vedo. Ma che cosa ci fai lì sotto? Si può sapere? Oh, sono stato risucchiato qui sotto con tutto il circo. Lo senti il rumore del circo, Trixie? Non è meraviglioso? Senti che bei rumori. E se verrai qui sotto anche tu, potrai fare tantissimi spettacoli e ci sono tantissime cose da mangiare come i dolcetti, le caramelle appunto e soprattutto i...
I popcorn. Esatto, i popcorn, sì, quelli che fanno pop. Che è troppo divertente ripeterlo, non trovi? Pop 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 pop. Cioè, sì, a parte questo, se verrai qui sotto, beh, avrai tantissimi dolcetti, popcorn e soprattutto riavrai la tua borsetta. La rivuoi la tua borsetta, vero Trixie? Sì, certo che la rivoglio e sarebbe fantastico. Ma in teoria io vorrei andare a fare dolcetto scherzetto più di ogni altra cosa. Non mi va di prendere dolci da altre bancarelle o cose del genere. Preferisco guadagnare dei dolci facendo dolcetto scherzetto. Quindi ora cortesemente potresti ridarmi la borsa? Oh, d'accordo, la rivuoi? Allora vieni a prendertela. Eccola qui. Avanti. Afferrala. Guarda, è proprio qui. Ok. Oh! Oh, ma dov'è finita? Ah, perfetto, perché non ci ho pensato prima. Grazie mille comunque per tutto quanto. Non devo più avvicinarmi ai tombini. Oh. Accidenti. Mi sa tanto che la prossima volta non mi siedo vicino ai tombini. Che pessima idea. Penso proprio che non mi avvicinerò mai più a un tombino, accidente. E questo cosa sarebbe? Sembra un pupazzo di gomma. Non ci giurerei. Beh, non importa. Ehi, sei pazzo, amico? Ma cosa fai? Voglio fare un gioco con te. Cosa? Un gioco? No, non mi va, grazie. I giochi non fanno per me, dovresti saperlo tutti. Ehi, ma così mi stai spaventando. Voglio fare un gioco con te. È inquietante, no grazie. No grazie, riprenditi il pollo, non mi interessa, grazie. Ma io dico, che cosa frulla nella testa dei pony qualche volta? Mi ha terrorizzato a morte. Sorpresa! È vero che mi ha tradita? Ciao! Volevo essere un bravissimo clown. E voi? E voi? Cosa? Rainbow Dash? Oh, probabilmente mi ha tradito la criniera, vero? Sì, sono io. Chi altri poteva essere, se no? Dovevi vedere la tua faccia. Eri preoccupatissima. E voi due? Oh, giusto, scusa, l'effetto è durato più del previsto. Ta-da! Dovevi davvero vedere la tua faccia, Trixie. No, un attimo, aspetta, cosa? Rarity? Sei davvero tu? Ah, diciamocelo, il mio make-up è venuto perfetto, diciamocelo. Io l'ho adorato troppo. E poi, tra l'altro, è un personaggio che, onestamente, mi piace molto. Ah, queste guancette sono meravigliose, lo so, diciamocelo tutto. Era uno scherzo, Trixie. L'abbiamo fatto apposta per te. Sì, l'avevo capito. Quel cosone gigante allora che cos'è? Oh, è Spike. Zecora ci ha prestato un incantesimo per farlo ridiventare giganterrimo. Ed ecco il risultato. Ciao Trixie, come butta? Tutto bene? Spero di non averti spaventato troppo. Io non sono così spaventoso alla fine. Oh, Rarity, visto dall'alto sei sempre più bella. Oh, grazie, modestamente. Twilight, ho fatto bene il mio ruggito. Ci ho lavorato tantissimo.
Era perfetto, Spike. Trixie, spero che tu non te la sia presa, però. No! Ok, ammetto, è stato spaventoso ma molto divertente. Quindi questo era il vostro scherzetto? Assolutamente sì. Davvero ci hai ricascato su tutte quelle cose che ti abbiamo raccontato? Sì, eravate molto convincenti. Quindi tu non hai da fare con gli Wonderballs? No. E tu non hai voglia di raccogliere le mele? No, alla fine mi piacciono anche i dolci, lo sai? Tu non volevi studiare? Tu non hai da fare nessun... Il make-up di cui ti parlavo e anche il costume erano questi, diciamo. Era soltanto un'altra scusa. Però in realtà dovevo preparare questo qui, che è meraviglioso. E quindi tu, Pinkie Pie, non sei malata? No, lei è malata veramente, purtroppo. Si è presa una bella febbre. E avete fatto comunque queste cose per me, anche se hai la febbre? Oh sì, io mi sono comunque divertita! È stato comunque molto divertente perché alla fine è una cosa che capita una volta l'anno, giusto? Sì, una volta l'anno. Terrificante. Ok, la prossima volta sarò io a farvi uno scherzo terribile. Vi metterete così tanta paura che voi scapperete via a zampe levate. Perché io so essere molto spaventosa. Non lo mettiamo in dubbio, però per ora il nostro scherzo è venuto meglio di tutti quanti. Sì, ok, forse è così veramente. Accidenti. Ce l'abbiamo fatta! Molto spiritosi. Ci sono cascata.